E noi continuiamo a parlare di scuola, una scuola che riparte come abbiamo sentito nel servizio, all'insegna della normalità con il sottosegretario al Ministero della Salute, ovvero Andrea Costa, che saluto, grazie per essere con noi a TGCom 24. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'invito. Nella giornata in cui parte anche la campagna vaccinale per i vaccini aggiornati, i vaccini bivalenti, riparte la scuola, diciamo, confortata dai numeri, una scuola all'insegna della normalità perché via le mascherine, via il distanziamento, è vero che la scuola sarà anche un banco di prova per vedere poi come i numeri andranno in seguito e quando parlo di scuola parlo anche a tutto il mondo che si muove intorno alla scuola, come il sistema dei trasporti. Beh, non c'è dubbio, la ripresa della scuola in presenza e senza mascherina credo che rappresenti un segnale importante per i nostri ragazzi che hanno sofferto tantissimo in questi 2 anni, ma è un segnale anche per l'intero paese. L'obiettivo era quello di arrivare a convivere con il virus e passare da una fase pandemica a una fase endemica, e credo che i dati ci confortano. Non dobbiamo dare troppa attenzione ai contagi, ma ciò che dobbiamo monitorare con grande attenzione sono i dati riferiti sui nostri ospedali e sotto questo aspetto oggettivamente siamo di fronte a dati confortanti. Il vaccino ci sta proteggendo dalle conseguenze gravi della malattia. Ecco, a proposito di dati confortanti e di vaccini, oggi, da oggi si può prenotare per un nuovo vaccino bivalente aggiornato, che è aggiornato da una prima variante, ne arriveranno in futuro anche di aggiornamenti. A prenotarsi saranno soprattutto le categorie a rischio e gli over 60, però il rischio è che qualcuno aspetti proprio ulteriori vaccini che possano coprire ulteriori varianti. Beh, guardi, noi ovviamente il vaccino rappresenta uno strumento straordinario, i dati ci dicono che, ripeto, il vaccino ci protegge dalle conseguenze gravi, i vaccini utilizzati fino ad oggi ci hanno permesso di arrivare a una situazione di normalità, noi dobbiamo ogni giorno veicolare un messaggio di fiducia nei confronti della scienza e fare un'opera di sensibilizzazione nei confronti dei quali oggi è già previsto il richiamo, quindi abbiamo i vaccini aggiornati, li abbiamo disponibili, si può iniziare a prenotare in tutte le regioni e confidiamo nel senso di responsabilità dei cittadini che hanno ampiamente dimostrato in questi 2 anni anche nella campagna vaccinale facendoci raggiungere un risultato straordinario. Quindi l'appello che si fa è quello di non aspettare, intanto di vaccinarsi con la quarta dose. Mi riferisco naturalmente alla platea alla quale ora è rivolto, ovvero i soggetti fragili, gli over 60, senza aspettare ulteriori aggiornamenti. Beh, assolutamente, abbiamo vaccini aggiornati che sono stati autorizzati, che sono efficaci, quindi assolutamente per tutte quelle categorie per cui è prevista la somministrazione del vaccino dobbiamo dire di prenotarsi perché è importante che ci si vaccini per essere ancora protetti, ripeto, nei confronti delle conseguenze gravi della malattia. Quindi anche in questo caso dobbiamo avere una grande fiducia nei confronti della comunità scientifica e nei confronti di questi vaccini che oggi abbiamo a disposizione. E che potrebbero essere un richiamo anche per quella categoria over 12. Beh, assolutamente, io tra l'altro non parlerei più di quarte, quinte, seste dosi. Chi da 20 anni si fa il vaccino antinfluenzale non è arrivato alla 20ª dose. Io parlerei di richiamo annuale. Questo credo che debba essere l'obiettivo che dobbiamo traguardare anche in futuro. È possibile che la platea di chi dovrà sottoporsi al booster si possa allargare? Beh, questo vedremo. Io credo che dobbiamo rinnovare il binomio tra scienza e politica. La politica spetta ovviamente la responsabilità di fare le scelte, alla scienza spetta il compito di fornire alla politica le indicazioni. Io credo che fino ad oggi tutte le scelte che sono state fatte, soprattutto in termini di vaccinazioni, di categorie, di priorità, sono scelte che abbiamo fatto sulla base delle indicazioni che la scienza ci ha dato e dobbiamo continuare in questo rapporto di fiducia. E si dovrà poi decidere anche cosa fare in tema di mascherine sui mezzi di trasporto. Mi pare, mi corregga se sbaglio, che la scadenza è del 30 settembre. Poi c'è sempre una logica Guardi, del buon senso, penso, che ognuno di noi dovrebbe usare, che sottende poi a tutte quelle che sono le indicazioni che si possono dare. non c'è dubbio, io credo che sia giunto il tempo in cui dobbiamo dare grande fiducia agli italiani, italiani che hanno rispettato regole di restrizione, che hanno aderito in maniera responsabile alla campagna di vaccinazione. Oggi, dopo 2 anni, vi è una consapevolezza diversa da parte dei cittadini e credo che con fine settembre si possa anche arrivare a fare la scelta di non mettere più l'obbligo della mascherina nei mezzi di trasporto. Anche questo sarebbe un ulteriore segnale importante, ripeto, di ritorno alla normalità e di convivenza con il virus.
Grazie ad Andrea Costa per questo collegamento, grazie per essere stato con noi a TG Com 24.